chiamo Maria Angela Zanaletti, faccio parte dell'associazione Per una strada che non c'è. Il 28 novembre del 2007 ho perso un figlio di 18 anni in un incidente stradale qua a Milano. La perdita di un figlio per una mamma e per un papà è la cosa più devastante che possa esserci, perché non c'è stato ciclo della vita. Tu vedi uscire tuo figlio la mattina col suo motorino che si reca a scuola e lo saluti e dopo 5 minuti non c'è più. E in un secondo veramente la famiglia non esiste più, tutto cambia. Io abito in via General Govone, c'è un incrocio pericolosissimo. Ho richiesto più volte al comune, con email, con interventi anche alle riunioni, di poter insomma provvedere, perché è veramente un incrocio pericoloso. In più... Chiedo che vengano applicate, insomma, che ci sia più rispetto, che il cittadino rispetti le regole e comunque che il Comune di Milano si interessi soprattutto della segnaletica, di come dei sensi rotatori, delle piazze. Ci sono cartelli coperti o storti o coperti da alberi dove non si legge nello stop né dove devi dare la precedenza, e in più insomma che anche la Polizia Municipale di Milano dia il buon esempio anche lei, non parcheggiando in doppia fila come succede in questa via. Volevo dire anche questa cosa: i genitori dovrebbero cercare di capire veramente l'importanza che questo argomento sulla morte stradale entri nelle scuole, ci siano più fondi per poter fare dei corsi, e altro anche per far capire l'importanza della vita, di quanto è importante la vita, perché è come se la cosa... No, non è toccata a me non riguarda, non è vero, perché ti può riguardare benissimo. Sto insegnando ai miei figli, ai miei due figli che mi sono rimasti, che non si è mai immuni, basta una curva fatta male, uno stop non rispettato, anche un bicchiere in più, o anche magari tu non bevi e dall'altra parte puoi trovare chi ha bevuto. E la tua vita è rovinata lo stesso, per cui veramente dobbiamo entrare nelle scuole, dobbiamo insegnare ai ragazzi che la morte c'è, non c'è sempre.